La Mijia Action Cam 4K si presenta con un design già visto sulla dashcam sempre di Mijia, in colorazione completamente nera. Il frame ha una trama ruvida che aiuta il grip, mentre la parte frontale sembra quasi vellutata. Il profilo destro ospita l'ingresso micro USB per la ricarica, nascosto da un piccolo sportellino a scorrimento, ed il secondo microfono. Nel profilo inferiore si trova il vano batteria e l'indispensabile attacco da un quarto di pollice per poter collegare la camera ad un treppiede oppure vari accessori compatibili. Lo sportellino del vano batteria è di nuova concezione, con molla sicura per sbloccarne l'apertura, operazione che una volta effettuata ci mostra l'ingresso per schede micro SD col supporto fino a 64 GB ed appunto la batteria da 1450 mAh con autonomia di circa 2 ore in modalità Full HD. Il profilo superiore invece ospita la feritoia per lo speaker di sistema, il microfono principale, un secondo LED di funzionamento ed il pulsante di accensione e spegnimento. Il retro è completamente dedicato all'ampio e luminoso display touch molto reattivo da 2,4 pollici, mentre il fronte dell'Action Cam riporta il logo Mijia sull'angolo superiore sinistro. Il LED, che segnalerà lo stato di carica della batteria e lo stato di funzionamento del prodotto, e l'obiettivo con incorporato il filtro UV avvolto da un profilo circolare in metallo. Soffermandoci invece sull'obiettivo, possiamo dire che lo stesso comprende una lente in vetro composta da 7 elementi con apertura f2.8, angolo di visuale pari a 145 gradi, lunghezza focale da 3,2 mm ed appunto il filtro UV integrato. La lente è comandata dal sensore Sony IMX317 da 8 megapixel che permette registrazioni video fino al 4K a 30 frame per secondo, oppure di scattare foto sia in 4 terzi che in 16 noni con risoluzione massima di 3840x2160 pixel in JPEG oppure in JPEG più DNG, una valida alternativa al più pesante formato RAW. Detto ciò, troviamo a supporto uno stabilizzatore elettronico su 6 assi con il processore Ambarella A12S75, garantiscono una resa eccezionale sia per video che per foto. Non è possibile settare nitidezza e contrasti, ma il settaggio di base offerto dalla Mijia Action Cam 4K è davvero ben bilanciato, con colori fedeli alle tonalità reali. Le immagini non sembrano mai essere deformate e comunque l'effetto fisheye può essere eliminato tramite le impostazioni. Lo stabilizzatore sembra funzionare molto bene anche nei cambi di direzione orizzontali, mentre nei cambi di esposizione la camera risulta molto veloce, ma l'affidabilità in condizioni di scarsa luminosità tende a vacillare nonostante l'adozione del CMOS con superficie più grande rispetto allo standard. Il doppio microfono inoltre riesce a catturare in modo ottimale l'audio. Per le foto non è possibile cambiare la risoluzione di scatto, ma solo impostare il formato 16 noni o 4 terzi, oppure scegliere dei profili colore preimpostati con resa finale di buona qualità. L'ottima notizia è che sulla Xiaomi Mijia Action Cam 4K troveremo il firmware in lingua inglese e non solo cinese, permettendoci un utilizzo davvero user friendly. Infatti dalla schermata iniziale basterà effettuare delle swipe nelle varie direzioni per accedere ai menu in cui settare le impostazioni della camera, ma anche delle singole modalità di registrazione o scatto messe a disposizione dalla camera stessa. Per avviare una registrazione video oppure scattare una foto basterà premere una volta il tasto di scatto, che andrà premuto nuovamente in fase di registrazione video per terminare la registrazione. Attraverso l'applicazione Mi Home avremo a disposizione tutte le impostazioni della Mijia Action Camera 4K, nonché la possibilità di usufruire di una griglia per agevolare scatti e riprese e cambiare la password di default del Wi-Fi interno della camera. Indubbiamente l'applicazione viene in soccorso in cui il display della camera Mijia diventi di difficile lettura, oppure quando non siamo agevolati nell'utilizzo. Mi viene in mente, ad esempio, durante una corsa di motocross in cui la camera è posizionata sul casco del motociclista.